Prendi un pezzo per fare la scatola e monta una scatola di pannolini. Il rotolo minuscolo è tornato alle sue dimensioni originali. Prepara i pannolini per la bambina. Una scatola di pannolini è un elemento essenziale per una famiglia con tanti bambini. I nostri personaggi hanno adottato molti bambini. È ora di presentare ai bambini la loro nuova sorella. Kimmy, mi piaci! Puoi cambiare il pannolino di tua sorella? Oh, finalmente mi riposerò. Beh, ecco i pannolini. Questo è troppo. Kimmy, dove stai andando? Ciao a tutti! Trasforma una forcina in una corona. Dividi le estremità. Aggiungi gli strass. È fantastico! La corona si adatta perfettamente a Kimmy. Questa volta Kimmy è finita in una famiglia ricca. Sì! Un vestito nuovo ti renderà felice. È bellissimo! Oh, stai benissimo! Dobbiamo aggiungere gli accessori. Esatto, solo un attimo. Ecco, va molto meglio. Oh, quasi dimenticavo! La nostra piccola principessa dovrebbe indossare una corona. Ops, pesa più di me. Beh, non sono abbastanza forte per un oggetto di lusso come questo. Questa vita non fa per me. Mi dispiace. Ciao! Colora un bicchiere di carta d'argento. Fai un manico con filo di ferro e una cannuccia. Questo secchio è così vecchio che è coperto di ruggine. Kimmy è arrivata in una nuova famiglia. Fai come fossi a casa tua, piccola. Presto ti abituerai a tutto. Lo spero. Vogliamo regalarti un vestito nuovo. Lo provi? Ok. Ora siamo vestiti nello stesso stile. Io e papà dobbiamo andare al lavoro. Sarai responsabile della casa. Brr, che freddo. Troverò un modo per riscaldarmi. Ho una sciarpa. Andrà bene. Da dove viene quest'acqua? Oh, il tetto perde. Non permetterò che piova in casa. Devo mettere un secchio. Oh, non è il posto per me. Dovrò cercare una nuova famiglia. Eggy Waggy, cosa c'è che non va? Questa sedia è troppo bassa. È scomoda. La Lilù si affretta ad aiutarlo. Allunga le gambe con delle perline di legno. Crea un sedile di cartone. Copri il pezzo con il tessuto a quadri. Ora la sedia sarà perfetta per Eggy Waggy. Kimmy ha un'altra nuova famiglia. Piccola, hai fame? Siediti a tavola, cena con noi. Wow, è altissima! Serviti! Ma la ragazza non ci arriva. Ah! Oh, ti sei fatta male? Penso che sarebbe dura vivere insieme. Meglio che troviate qualcuno alto come voi. Ciao! Realizza la copertina dell'album. Ritaglia le pagine con gli adesivi. Abbiamo realizzato un intero album di tatuaggi temporanei. Kimmy è tornata all'orfanotrofio. Buonanotte, domani troverò la famiglia giusta. Per ora devo dormire. La ragazza ha fatto un sogno strano. Tesoro, sappiamo che ami i videogiochi. Prendi quelli nuovi e gioca. Wow, davvero? Kimmy è felice. Vai, vincerai! Ancora un po'! Ti va di fare un tatuaggio temporaneo in faccia? Fantastico, certo! La mamma ha fatto il tatuaggio, ma si è lasciata trasportare. Ora la bambina ne è ricoperta. Oh, era solo un sogno. Oh, lo sapevo. Questa è una casa di moda e glamour. Ci vive una famiglia di stylist. Che interni strani! Ti ci abituerai, tesoro. Qui è dove avviene la magia. Oh, mamma e papà hanno iniziato a lavorare sull'immagine della loro figlia.
Sono pelata. Non preoccuparti, tesoro, è una cosa temporanea. Ti faremo una bella parrucca. Kimmy non si aspettava un colore di capelli come questo. La mamma ha iniziato a tagliare i capelli di Kimmy. Dopo poco tempo, Kimmy si è completamente trasformata. Wow, chi è quella persona nello specchio? È la nostra bellissima Kimmy, chi altro potrebbe essere? Non me l'aspettavo. Ora cambiati, gli abiti stravaganti sono di moda. No, basta cambiamenti. Non voglio essere il vostro esperimento di moda. Taglia un blocco di polistirolo. Coprilo con il tessuto nero. Copri la parte inferiore e posteriore dell'altoparlante con la gomma piuma glitterata. Ci sono delle borchie a punta intorno. Kimmy adora ascoltare le sue canzoni preferite ad alto volume. Ecco Matthew e Ginny. Sono la famiglia più carina di Lalitown. Ciao! Ciao, dolcezza! Qui è tutto rosa! Noi adoriamo le cose carine! Non ti disturberemo mentre sistemi le tue cose. Chiamaci se hai bisogno di qualcosa. È tutto troppo pastello! Dov'è il mio altoparlante? Sì, la mia canzone preferita! Anche al cane è piaciuto il mio ballo! Puoi giocare? Prendi la palla! Ops! La nasconderò dietro un grande peluche! Oh, non basta! Altoparlante, ce ne andiamo! Ciao, cagnolino! Crea una libreria in gomma piuma. Taglia molte strisce bianche per fare le pagine. Piegale a metà. Cucci le pagine e mettile all'interno della copertina. Il libro è pronto! Aggiungi un segnalibro alla pagina giusta. Un'intera pila di libri. Come si fa a leggerli tutti? Ciao, sono Rudy! E io sono Mike! Adoriamo leggere! Sì, una nuova famiglia! Tesoro, dai un'occhiata alla nostra libreria. Collezioniamo libri da anni. Li avete letti tutti? Certo! Siediti alla scrivania, sarà il tuo posto per studiare. I libri hanno riempito l'intero tavolo. Ed ecco i libri più importanti. Leggi prima questi, dopo controllo. Ah, potrei impazzire con questa quantità di conoscenza. È ora di scappare. Taglia il tessuto in strisce identiche. Fai una treccia. Cuci i lati e taglia per fare una frangia. Decora la sciarpa con un fiocco. È un accessorio caldo e comodo. Tesoro, sono preoccupato. Verrà. Oh, nostra figlia! Eccola qui! Ciao, sono Kimmy. Ciao, cara. Buona fortuna, piccola. Ho avuto un'idea. Facciamo un picnic. La famiglia è seduta sul prato e la mamma vuole prendersi cura di sua figlia. Mettiti una sciarpa o ti raffredderai. L'ho fatta per te. Kimmy riesce a malapena a muoversi. Facciamo uno spuntino? Assaggia la ciambella. Inizio con il toast. Questa ciambella è dolcissima. Il toast è croccante. Oh, troppe attenzioni. Sono intrappolata nella sciarpa. Oh, sono uscita. Libertà! Ritaglia un pezzo di cartone per fare uno scopettone. Ritaglia il pezzo della misura giusta. Attacca un manico di legno a un pezzo di cannuccia e fissalo allo scopettone. Colora il manico d'argento. Un dispositivo come questo può pulire anche la più piccola briciola. Questa volta Kimmy è finita con una mamma ossessionata dalle pulizie. Gina si assicura che tutto sia pulito. Nella sua casa tutto deve brillare. Comportati bene. Lo farà. Hai una casa super pulita. Certo che sì. Per mantenerla in questo modo bisogna seguire delle regole. Cosa? Non ho mai visto niente di simile. Prendi un biscotto. Kimmy non è stata molto attenta. Oh no! Le briciole! Devo pulire subito! Sono stanca di pulire, voglio disegnare. Ma la mamma continua a infastidirmi con le faccende domestiche. Puliamo tutto!
ti preoccupi per delle cose futili. Mi piace che tutto in casa mia sia sempre pulito. E a me piace un po' di disordine. Ciao! Fai una maschera. Rivestila con il tessuto a rete. Disegna un triangolo bianco. La maschera è fissata con un nastro elastico. La famiglia conduce una vita serena. Spero che ti piacerà qui. Ciao, piccola! Wow, avete degli outfit fantastici! Guarda, abbiamo gli stessi vestiti. Che coincidenza! Abbiamo tante cose in comune! Prendi questa maschera di famiglia, tesoro! Ora Kimmy è diventata un membro della famiglia. Oh, sono così felice!